Un calorosissimo e sincero boia de mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, come sempre dico buonanotte o buon pomeriggio a seconda di quando state guardando questo video e siamo ancora qui ai giochi a membro di Segugio. Giochi a membro di Segugio, insomma la nostra rubrica regina che piace tantissimo a tutti quanti gli iscritti e non. Praticamente oggi siamo alla puntata numero 39, 39 para qualcosa e non te muove, come dice un famoso proverbio delle mie parti. Oggi parliamo di Robocop 3 per Sega Mega Drive per il Genesis. Insomma, ragazzi, un gioco veramente a cazzo di cane, un gioco a membro di Segugio. Insomma, oggi è veramente una puntata a membro di Segugio. Perché? Perché, insomma, il film del 1987 di Paul Verhoeven, come cazzi, cosa dice, è stato veramente un must per chi ha vissuto gli anni 80. Sicuramente il primo Robocop in sala giochi ha fatto faville, anche il secondo c'ha, diciamo, quel fascino, quel sex appeal, se può dire, quella appeal che comunque ti spinge a rigiocarlo. Questo terzo, uscito anche su Mega Drive, insomma, è veramente, ragazzi, una merdata colossale, perché è molto difficile, perché è fatto male, gli sprite disegnati male, insomma, la giocabilità è brutta, insomma. Ce n'è tanti da dire. Allora, il gioco è stato sviluppato dall'Ocean, come spesso accadeva che si prendeva se belle licenze, se le prendeva proprio in mano, se le stringeva, insomma, diceva adesso io pubblico un bel gioco e alla fine scappava fuori molto molto spesso una merdata colossale. Anche in questo caso con Robocop 3 ha preso la licenza per Robocop 3 e praticamente è venuto fuori questo gioco che è stato sviluppato nel 1993 appunto per Sega Mega Drive da Ocean e pubblicato invece da Flying Hedge. Praticamente si tratta di uno sparatutto a scorrimento, vedete ci sono anche delle altre sezioni oltre allo sparatutto a scorrimento, ci sono molte, insomma, missioni da svolgere su diversi livelli e piattaforme, pieni di nemici, pieni di, insomma, di casini vari. Puoi raccogliere i kit di riparazione che poi li puoi utilizzare alla fine di ogni livello appunto per ripararti. E secondo me, scusate se ho tossito un attimo, secondo me si tratta del peggior capitolo in assoluto della saga Robocop. Poi qualcuno mi dirà: no, Ale, ma che cazzo stai a dire? Non è vero, assolutamente, non è vero, c'è di peggio, ho visto, assolutamente, io sono d'accordo con tutte le vostre. Con i vostri pareri, però diciamo che ci troviamo di fronte veramente a una merdatona colossale, almeno per quanto mi riguarda. Direi che la premessa è stata fatta, insomma, questo è il pad, subito lo prendiamo e andiamo a fare lo start. Mi sa che è un po' passino, ma non gli fa niente. Allora, eccolo qua, se gliela famo a cominciare. Start options, facciamo direttamente start senza manco passare dal via. Eccolo qua, gli sprite sono bruttini secondo me, la giocabilità lascia molto a desiderare, la difficoltà fa incazzare come bestia, infatti già mi ha ammazzato praticamente, anche nonostante c'hai la barra di energia, però a riempire la barra di energia ci vuole molto molto poco, avete già visto da soli, insomma, quello che sono riuscito a fare in un secondo. Niente, questo vedi qua, no, no, se non gli stai proprio bene bene lo sprite che se tocca la collisione praticamente sei morto immediatamente. Eccomi, ci sta sti stronzi, ecco, niente, no, sono morto, non trovo, porco, continua, continua, continua. Guarda, io sicuramente non so bravo a giocarlo, questo lo metto proprio. Eccolo qua, ci abbiamo preso lo sparo a tre. Eccolo qua, vediamo un po' se adesso riusciamo a fare un po' di più. Anche gli effetti sonori, ragazzi, è veramente fa pigliare i nervi tanto. Il comparto sonoro quindi non aiuta, anche la musica non mi piace, insomma, diciamo che ci troviamo sicuramente di fronte a un gioco degno di questa nostra ormai famosissima rubrica. Eccoli qua, proiettili, perché sennò già siamo finiti, che c'è le palle. Oh, porco due, au. Niente, quelli lassù vedete sono i proiettili, adesso sono coperti dalla mia telecamera, sotto ci stanno i proiettili, però vi posso assicurare che ci sono. Vediamo un po', porco due. Niente, fra un secondo, ecco, mi sono finito pure, ecco, infatti adesso ho zero e energy, bene. Adesso però, ragazzi, adesso voi non vedete perché è coperto dalla telecamera, credo, non lo so, non lo sto vedendo, però praticamente mi sono finito i proiettili, quindi andiamo a pigliare, eccoli. Che madonna, guarda sta moto, un po' di spari, continua a camminare da sola, l'hai vista? L'hai vista, Cile? No, da capo. Dio Marzio, ma come da capo?
Abbiamo su tre way, devi schiacciare l'altro tasto. Ale! Arco due, ma. Cioè, vi rendete conto che cazzo livello di difficoltà, ragazzi, che c'era? Niente, sono morto un'altra volta. Mi sa che c'è il continuo, il prossimo. Ah, c'è due crediti solo per finirlo e quindi e non si va avanti. Niente, hai scorma, te vai a fallare il culo. Scusate, ho usato un francesismo. Niente, fammi un'altra partita perché veramente ho fatto veramente, veramente pena. Dai, su, fammi schiacciare. Andiamo a cominciare. Su, su, start. Approviamoci. Approviamo a incazzarci un altro po', dai. Vai col 3-way, appena me lo danno io lo prendo e appena lo prendo lo uso. Mortu. Ma io come? È stato programmato da un malato demente, veramente, che lobotomizzato è stato praticamente. Gli ha detto adesso come cura devi creare un gioco che fa incazzare tutti quanti. Sicuramente Alessandro nel 2019 farà un gioco a membro di Sicucio per incazzarsi con sto titolo. Quindi programmalo proprio per farlo un cazzo. Ecco, posso finire l'energia un'altra volta. Appena mi tocca mi ammazza. Vai! Energia, energia, fammela pigliare! Oh, è andata bene orta. Eccoli qua i Medipick o i Medipack. I Medipick è bellissimo. Infatti il 3-way io lo uso sempre subito tutto. Invece bisogna usarlo con una certa parsimonia. Pigliamo. No! L'ho preso! Wow! Mi ha dato una bastonata. Continuo, continuo, cazzo. Continuo, 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 continuo. Sto sempre sul stesso posto. Ancora sto al punto di partenza. Io penso veramente che siamo. Stiamo veramente scendendo nel ridicolo assoluto. No, è impossibile. È impossibile. Cioè, io dopo, ragazzi, sapete, non sono un pro, eh? Non è che sono un giocatore chissà quanto bravo, però io mi pare insomma che sia veramente un gioco proibitivo. Non gliel'ho fatto a farvi vedere manco un livello insomma decente, perché fammi un po' piazzo 3-way. Senti come spara. Cambiamo arma. Prendili, prendili. Non ti fa ammazzare un'altra volta subito, Ale. Su, cerchiamo di durare. Non te dico tanto, però un secondo. Un secondo, cerchiamo di durare. Non faccio ammazza subito. Niente, qui su. C'è solo che da incazzarsi. Non c'è altra cosa, insomma, per invelenarsi come giocare a Robocop 3 su Sega Mega Drive o Genesis, che dir si voglia, come uscito insomma in America. Vediamo. Senti sul rumore, fa veramente invelenare, che è, oh, energia, oh, gli abbiamo fatto arrivare un po' avanti, dai, un po' più avanti, adesso ovviamente finiti i proiettili, appena, guarda, questa moto, ragazzi, è incredibile, che è chi c'entra, la moto che continua a camminare da sola, veramente è un tocco di assoluta classica. Che c'è, il boss è qui, no, ecco, qua c'è un livello a piattaforme, diciamo, ma... Mi ha dato una spiammata, praticamente una sbazzucata. Oh, e dove vuoi? Golfo Persico, dove voglio? Guarda lui. Oh, oh, qui sono ammazzato. Non sparare i proiettili a caso, che già ce ne sono pochi. Vai. Mi è rimasti 53 proiettili, voi non li vedete perché mi sa che l'ho coperto. Adesso non vedo perché ho lo schermo davanti, ma molto probabilmente sarà i proiettili. Sta questo in alto a destra, non c'è la telecamera, quindi... Ah beh, no, mi pare che avevo finito proprio così, senza possibilità. Oh, e dama. È impossibile. Come fai un gioco del genere... Oh. Come fai a non velenarti come un porco a giocare con un gioco del genere? Come facevi con due crediti a finirlo? Cioè, era una cosa veramente impossibile. Oltre che è brutto di giocabilità. Niente, sono cascato pure di sotto. Mi sa che sono morto. E che te dico, game over. Ragazzi, game over è finito qui. Io non voglio andare avanti. Non voglio continuare a incazzarmi, perché veramente non c'ha senso. Toh, mi fa scrivere pure un nome. Scrivemmo almeno il nome, per favore, perché veramente... Dopo il primo capitolo su Arcade, anche il secondo, dopo tuttavia... Metteci un in mezzo, ma il terzo veramente fa cagare. Allora, giochi a membro di Sicucio, oggi puntata numero 39. Abbiamo parlato di Robocop 3, gioco per Sega Mega Drive sviluppato da Ocean e pubblicato da Flying Edge nel 1993, appunto, per il 16-bit, per la console 16-bit di casa Sega. Spara tutto, scorrimento laterale, con tante missioni da svolgere, più che altro è, insomma, un gioco a piattaforme, vedete come, insomma, vi ho fatto vedere fino ad adesso. Chiaramente
nulla a che spartire con il primo capitolo e il secondo capitolo, che sono di tutt'altra fattura, di tutt'altra specie, insomma, ve lo posso assicurare, perché questo è veramente di tutta quanta la saga il peggiore dei titoli, secondo il mio modesto parere. Come sempre dico, io non so se l'umanità avesse o meno bisogno di questo ennesimo scempio, di questa ennesima merdata, di questo ennesimo gioco a membro di Seguci. Io questo non lo so, non è il mio compito cercare di capire perché, ma è la mia domanda con cui vi lascio anche oggi, è sempre e comunque la stessa. Ma perché?